senza tutto. Supera ogni limite. E ti vuoi? Ma vero, bianco, vieni qua, bianco, vieni qua, bianco. Io è bianco, la coppia del secolo. Ne aggiungo anche io. Complimenti. Il trio del secolo. Mimica, come Carmelo passa. Siamo in attesa di questo spettacolo molto divertente. Io sono Donna Chiarina, a casa mia succedono cose da pazzi e c'ho una che mi dà tanto fastidio, che è la padrona di casa. Io sono la sorella del padrone di casa che sta tenendo goppo stomaco, che non sopporto. Ah, già dicevo una cosa, questa è incinta e il figlio non è del marito. Capito, ecco. Questa malalingua. Questa qua è una baldracca. Ma ve la sentita, già fatto o no? Dici la verità. Già da prima, si ha sto dopo. Arrivederci. Sera. Loro interpretano. Allora, io sono Antonietta, la pireta della situazione. Oh madonna! Lei invece... Sono la prostituta. Cosa avrete? Sono il direttore, buonasera. Salve, buonasera. Lei? Io sono François, amico fedele del grande buonanima Vincenzo Battipaglia. Abbiamo fatto parecchie cose sì. No, molto divertente, okay. Molto comica. C'è molto da ridere, poi okay. Vedrete. Grazie. Ciao. Buonasera. Buonasera. Oh, buonasera. Ma che visita inaspettata, non ce l'aspettavamo. Ciao. Allora, sono Luciano, il suo antagonista. Io sono Andrea, il suo antagonista. E io sono il commendatore. Commendatore Domenico Apuzzo. Il nome è un programma. Vabbè, vedetevi la commedia che forse è meglio di vederci questo. Questo dice tutto, vedete questo? Scusate, la macchia di sangue. Peppino la senta. Lui è il regista della situazione comunque. Non è questa responsabilità. Da voi, ogni tanto si dice responsabilità. E sono il regista. Spiegate. Ah, la commedia? No, vabbè, non tutto comunque. Ah, non poco poco. Pure perché mi ha cominciato. Infatti mi ha cominciato. Donna Chiarina, pronto soccorso. Perché pronto soccorso? Innanzitutto ci tengo a precisare, perché magari tutti quanti capiscono che un pronto soccorso che è una cosa a livello ospedaliero. Invece no. Per come la interpreto io, per cui posso pure sbagliare. Invece pronto soccorso perché è una donna di questi piccoli di Napoli che praticamente dà soccorso un pochettino a chi ne ha bisogno, no? Nel senso, ci mandano le sigarette di contrabbando, ci mandano la ciottina canna scioppata, ecco. Questo è il pronto soccorso di questa donna. E vabbè, abitiamo in questo basso, il marito che nulla facendo, praticamente quasi un mezzo rimbambito. Che... Pure si chiova, basta che stare a parare, adesso non se la fotte niente. Quindi tutto è tutto Donna Chiarina. E Donna Chiarina, pronto soccorso. Praticamente alla fine ci sono due pretendenti per la nipote, Luciano Magliare e Andrea Sciaffere, che praticamente... vogliono innamorarsi di questa nipote, da là nasce ecco, il famoso pronto soccorso, perché questi due si vengono a sparare, manca a farlo apposta in questa casa. Il proprietario di casa che ha bisogno della casa, ma va già certe cose mo, se no si tutte cose mo. L'unica cosa voglio dire è che a sorpresa ci sarà un ospite non gradito ma gradito. E poi capirete perché è gradito. Va bene, Antonio, abbiamo Antonio Enrico. Enrico, no, si è formato questo terzetto. Terzetto tanti anni. Dopo tanti anni. Si riforma questo terzetto, questa volta in fase di direttore di scena, Antonio Enrico, che ci dà una mano. E ci manca la capocomica, vabbè, ma sicuramente. La capocomica è impegnata, c'è il maestro di scena. Non perdetevi questo spettacolo, perché giusto Felice, è uno spettacolo molto brillante. Molto brillante, molto divertente, comico, molto divertente, molto veramente. È da vedere, insomma, sì. Noi non vogliamo essere. Mi diverti. Va bene. Nessuno, ma ci vogliamo divertire perché siamo qua così. Grazie. Allora, ci è venuto a salutare il nostro amico Maurizio, fratello di Gaetano, che si cimenta per la prima volta in una commedia teatrale. Famoso cantante della Scugnizza. Abbiamo l'onore di averlo in sala. È un piacere, l'onore è mio, sono un semplice amico vostro. Teatro è una cosa bellissima, auguro a mio fratello che ama tanto il teatro. Di fare carriera, perché comunque gli piace, io con il canto, teatro ne ho fatto tanto anche io in passato, è un'esperienza molto bella che stai facendo. Si deve divertire, diglielo, Mauri. Innanzitutto e poi devi impegnare, perché
il teatro è una cosa bellissima. È nata una stella. Auguri a tutti. Grazie a te, e buon proseguimento di serata. Grazie, okay. Grazie anche a te. Grazie. Il vostro lavoro. Aspetto anche il 29. Comunque vada, sarà un successo. Thank you.
Perciò chiamate il vostro marito, arrivamo a questo. Non potete, no. È perché mio marito non ce l'ha. Ragazzi, no. Ehi, ma cosa è fatto? Cosa è? Il marito al tuo quartiere, dove c'è tutto il mondo, ha detto la cosa. Ma che ci sono di te? Non lo può dirmi, si parla e si sparma, ma non si sa mai niente. Certi laps che va a ballo.
vanno manco con te, buco. Ma la pensione, ma quando mai hai faticato tu lo scemo? 8 e 9, mi hanno cacciato, non è colpa. Bravo, ti hanno cacciato, non è che fai pensione. E me ne sono andato in pensione da solo, non me ne posso dire, no. Ma sì, un piastro in pensione. E c'è, ma ci penso, ma ci fatti le marchette, capo? Ma ci fatto lo famigliamo per tant'anni, ecco poi, proprio massa me la caccia. Ma quello non fu colpa mia, capito? Quando me l'hai tu vicino a me, lo tavolo per cortesia me lo potete accorciare. E ti lasciate e cagliate per me, devo ritirare il piattone. I tagli a qua, tagli a là. E la colpa mica fu mia. No, non viene mai colpa. L'ero un boss che era storta, capo! No, e poi non so, posso trovare un altro boss? Lo so, l'hai da fatica? No, dove ce ne devi? Vieni così va, certo, va? Che era fa? Allora prima mi sono giù, caro scemi! Dammi la goccia! Ma davo, Mago, mi vado con lo Zannini! Qua riposa, Salvatore Cervo! Cari posa, Alfredo Scovati! Cari posa, Salvatore Salvati! Ah, si è arrivato tutto qua! Ah, è Salvati Casale! Ma che lo scemi! No, tu sei intelligente! Ma il mago pulisce il fatto di spettare la mattina se non rinda a casa che hanno già lei! Pulisce il fatto! Ma cosa la colazione dov'è? Colazione! Ma che bello, niente! A colazione! E fammi sentire se pulisci per colazione! Che ci sta, dammi... ma che ci sta, Magno? Lì, manca un bicchiere di latte, no? No, è fatto tardi! Ho il latte se mi chiesi la mattina! Io ho fatto molto bene, che mi può pagare bene, no? Ma sta zitto, paga bene! E sta cosa a noi, io ho detto che me la odia, metti in tua cassa! Con un saluto. Ma l'avete fatto proprio buono. E che volete fare? La vita rimagliare a così è fatta. Un po' cacà, un po' callà. Già, il po' magliare viaggio. Vere città, vere signorino forastero. No, signore, non è vero. È vero, è vero. La città non è vera. Ah, già capito. Non volete sentire solo che a parte fuori tenete tanta femmina. La femmina come piace. Ma volete sapere chi è? Vabbè, così, per curiosità. E io lo dico. Antonio. Lo sa. Antonio. Lo sa. Antonio. Mangiate questi pasti. Se permette, questo lo mangio per me. Ma per oggi, mamma mia, che ognuno che bene mi porto qualcosa. Ma perché mi dispiace? Hai sbagliato. No, no, quando mai? Che lo so così bene. E che faccia dice? Loro sono belle e io sono brutte. Però sono rosso rosso. Sono scurnoso con me. Già, poi passano scuogna e diventano piante. Ma voi lo sapete, i fiori si mandano... Quando non è morto. Hai capito, donna, prossima volta quando non trovo schiatta morta. No, io ho arroiato, che ci stanno pure il pasto. Che lo so buono per creature. Basta, me ne va. La cagatina rimbetta a me bere un bicchiere. State lì. No, Driuccio, Driuccio. Lo so, è arroiato pure voi. La cagatina rimbetta. La gente ha paura di sto bicchiere mio! Lo sa! Lo sa! Mamma mia, come sono sfortunata! Mangiare, che era la vita sera? Me l'ha già pensato in danno tua! E lei è buco, e te ne va a
Scornacchiato come si scrive? Una G e due G. Ma che la responsabilità? Peppi, ma me lo dirà mai.
Ma che vedi? Armando, chi è Armando? No, Armando tu vedi. Ma più per la scarica per due lei, però per mi scritto. Ah, lei è caro stu. Perché non mi fa per dire? Ma perché? Perché mi fai questo giusto a me? Vai. Questo giusto a me. Giusto a me. Giusto. Giusto a me. Giusto a me. Che c'è io giusto? Ma chi è sta? Fatti come Yam. Yam, Yam. Yam, io. Giusto con me, giustello, allora. Bravo, hai capito, non niente alla gente! Voglio come voglio stella, allora! Bella buona! Zitto, Martino, vai a parte del minaccio! Allora, voglio ce lo faccio da poco tutto! Faccio da poco tutto! Esatto! Guardi, a parte del minaccio, si trova! Giusto! A te! Mettere la freccia però, perché se no ti capisci a te! Vabbè, dai! Dai! Guardi, si trova! Dai! O sai che tiene ecco! A salutare il suo figlio in davanti, a non andò mai. La fatta così. A salutare la dispettata magari due. Cacchi. A salutare. Dispettata magari due. Papi non ne sa, ci non sa, ci manchi che questo dice. Ah, ma capì. Oh, sì, ho capito. Dispettata magari due. Dispettare, guarda me! Ma vai, ci afferrò, si farò! Dispettare, guarda me! Dispettare, guarda me! Va. È già che non ti dici niente. Eh sì, non c'ho dici tu, c'ho di me. Perché ho sangue tutto qua. Ma perché? Ma perché non fai questo? Ma perché? Ehi! Ma già la dice la bocca! Ma che fa? Non riesci a dirti niente? Non va bene, non la matrà. Ma non è la come faccio, che quanto ti parlo, Peppi! E mi si può male andare a chi? Ma sai la parola pesante, fa. Fammi vedere, che c'è scritto a chi? Vai, Peppi. Vai! Ti faccio aperto, vai! Birichino! Ma dice passa lui, ce l'ha preso! Birichino! Peppi! Cosa da fu fino? Ciò! Ma che Peppi, io mi sto fatto da tu io! Ciamarici, lo pure a chi si vede! Ciamarici! Ma che tu? Tengo due prove, che stai scrivendo? Ah, che prove? Facevo già su macchina. E zizi che prove? Ma non ti prendo! E ho capisciuto! Facciamo un finale, va! Peppi, ho finale adesso che fanno, adesso lo finale tu chi lì la sai? Peppi, quando dici, mi stiamo finale. Hai capito? Proprio ho fatto la sceneggiata, Peppi, adesso lo so. Finale di un po'. Bravo, non lo sai fare. Non lo faccio. Sembra essere responsabile io. Antonio, che da cosa va a stimare? Ma cos'è? Mi è piaciuto. Ma cos'è che fa? È un finale, è un libro. Ma quando va a scinnare la lungo? Ma non l'ha visto. Ma non l'ha visto. Ma non mi è della già fa ma questa coscia. Chiama bene. Questa è la stessa, dai, ce la fa. Ma chi ti stia finale? Disgrazia. Disonesto. Mal di vento, su casa anche la povera gente, mignot, mariuola, scurnacchio. Ah, sembra chi tu lo... Sembra chi, sembra farci chiudere, mia forza, farci chiudere. Ma tessuro, me e me. Oh, ma no, esagerare, sembra esagerare. E sto offendere, cannato. Ma vabbè, metà prima. Metà prima, perché questa lettera è annominata. Ah. È annominata, metti una firma. Che ti, l'hanno malato. Mi dà che l'anima va? No, tu credi. Io ho detto l'anima, ma tu capisci mia, ma te lo spieghi, passo passo, io. La, no. No. Era un battaglio. Aspetta. La, no. Manca il carro. No. La, no. Allora c'è il gesto, Martì! Te sto spiegando come a scrivere. La, no, mi, na, no, mi, na, no.
a scuola. Pasqua. E poi ci va pure una femmina. Aspetta, faccio pure parlare che è bella sopra. Sì, faccio pure lì. Ma la potente di mazzia. No, lascio il papà lo dice lì. Vabbè, come sta? Ma ci va pure una femmina. Che ci va? Una femmina. Una femmina. Una povera cieca del convento di Santa Lucia. Ah, pure che c'è la mamma. E sta attacco! Perché si mi fa ingazzare, io vengo ammazzata a città! Basta, metti la gente. Io vuole, a me. No, ma qua? Tengo tanto, poi come la prendo, tu sa la dita. Tu solo con quella della popola, no? Sta attenti, ti devi scrivere una lettera di struttunata. A te, cazzo in pensione, me la giovane non la faccio. Grazie. Non posso leggere manco il poco giornale. Mamma. Nel deserto del Sahara. Mamma, mi stava tutta la tavola di casa. Si scontrano due gee. E tras. È un momento. Andi, ti lasci in casa. Sto qua, questa è la casa. E si ha. Mamma mia, cambiata, c'è già vedo. Arrivato un premio a Bannamici, dottore. È la casa umida, è la casa brutta, è brutta roba, brutta roba. C'è già tutta la sponsa, guardate qua, guardate. E chi ne vuole, sta? Come ti piace il sacco, ancora? Come ti piace il sacco? Che stacco, ancora? Dove vuoi andare? Non si passa niente. Non vado a dormire. Ti ammazza, signora, messa a destra, c'è il limite di imbavento. Ma chi è? Si può parlare con Mugliero? Oltre la seggia prima. Ma che è? Mi chiede sicuro, ma che è? Ecco, ma mi capita, ma chi è questo quanto sei? Un maritra signore! Un maritra signore! E tu vuoi dire? Ma chi? Questa è come mi scemo, questa? Allora c'è io l'offro per la vostra... una vostra cittadina, una vostra... Scusate, abbiamo pazienza, scusate, abbiamo pazienza, abbiamo pazienza, scusate. Permette quella ragazza, non me l'ha detto, permette, Domenica Muzzo. Come? Domenica Muzzo. Peppino la sera. Che cosa? Io sono Domenica Muzzo. Ehi, lui spero che non la Peppino la sera. No, io sono il comandatore, Domenica Muzzo. Ah, ma il vostro cognome? Il mio cognome. Era cognome mio, Peppino la sera. Ma dove che coincidenza? Parlo, ma non è vero, Ah, grazie tanto, molto gentile. Ci voleva proprio un bel caffè, ci voleva. Abbiamo fatto... Volo, aspetta, no, ci passo. Ma c'è una carina? No, sono carino! Alle punte! Ma sa signore, quando è? Guarda che la capita, va! Andiamo a me, andiamo di ambare! Ah, Vince, ma quando è vicino a me? Ma signora Chiarini! E perché? E se stava a masciare? Ho commentato! Ah, chi si ho commentato? Fai stampezza! E quando me lo dici? Pensa solo a te fa bello, Vince! Guarda, ma ruolo e ballone, no? Chiamate! La famiglia per bene! Carina! Ti vedo subito, sono gente per bene, sono gente per bene! Carina! La famiglia sanguigna! Chi è, scusate? No, però mia moglie è cantante liquida. Ah, veramente? Anche io sono appassionato di... E io lo canto o Sant'Anna, e sta provando. O Sant'Anna non lo sa, ci credo, O Sant'Anna! Ah, il Sant'Anna, scusa! Ho detto da ma non io non ho capito il Sant'Anna, io sono appassionato! Ah, sì, ma la faccio grazie da allora esci pure alla usanza! Cari! Gloria Santa! Ma che so ah, sempre la signora! E chiamo Mietta a fuoco caffè! Ah! La conosco! Sì, la conosco! Sì, la conosco! Sì, la conosco! Sì, e la conosco! Sì, e ti dico la mia madre, E lo sguardo, si chiamava no! No, non è mia madre, e ti dico la mia madre, è il compositore! È il compositore! Ma lo fai tu! Voi siete donna Chiarina? Sono io. Molto piacere, signora. Domenica Russo. No, io sono la signora Serena. Che cosa? A no, qua la no, perché io sono la moglie della Serena. Ah, voi siete la moglie della signora Peppino. Molto piacere. Io sono il comandatore Domenica Russo. No, no, no. E io ci ho portato qua, abbiamo fatto questo contatto. Mi ha parlato bene io. Ah, vuoi ma che Peppi che sto pensando? No, non ti muovere, fermo. No, ci passa, stai aspetta, ci passa. Dai!
Ma arrivato
c'hai? Lo chiamati? Oggi, beh. Esamina, mi dovrei guardarci un uomo. Ma fino ad oggi mai vedi che sto pensando. Era un po' che ti ho picciolito, ma non sì. No, sto zitti. Ho mandato troppo bene su di sé. Ma come ti conosciuto anche? Non l'ho conosciuto. Vuoi sapere? Ah, curiosità proprio. E beh, io ve lo dico, perché siete una famiglia molto bene, ve lo dico. Voi dovete sapere che io frequento la Napoli bene. La Napoli di classe frequento io. E una sera fredda in gennaio, diciamo così, che erano i classici per la precisione, erano i classici i giorni della merda. Non l'ha conosciuta. Quando ci siamo conosciuti a te, non l'avevo nemmeno. Ricordo ancora, e c'è nella perla, io ricordo ancora, Allora, stavo dicendo... Sarebbe bella ammattare, ma poi... No, stavo dicendo, proprio in quel giorno, c'era un batti, c'era un batti. Un batti, è una festa, come vi devo fare, una festa. Ma non ci capiamo, capite? È una festa, lei l'ho scelto in mezzo a decine di ragazzi. Mamma, più turista, no? Era più bella io. La sua sensualità mi ha colpito, quelle labbra, quelle gambe, quelle pettorali, mi ha colpito tutto. Ti ha colpito, da quel momento in poi è scoccata la scintilla, è stato un colpo, uno solo, un colpo. Che ci voleva tutto? Un colpo di fuoco. E da quel momento in poi, volevi sapere, da quel momento in poi. A me piace questa di labbra. È stata subito magia. Questo è asciutto. Questo è asciutto, bei ricordi, io. La mortina è pura. Ha fatto proprio un frappè calzattino, vuoi dire? Tornando a noi, devo dire la verità, voi devo essere sincero. Qualche piccolo difettuccio c'è. Con tu che stai avendo, signore, dobbiamo fare la ricca. Non cos'è, non ti dà. Ma ci cade anche la rosa un po'. Allora, mi stavo dicendo, con tutto che c'è molta aria. E allora, voi sapete, d'altra parte, queste loft sono fatte così. Ah, vabbè, si parla di che le apri. Eh sì, ma in tutto questo, anche pure le malalingue, Andrea che bando dice, Addirittura a me mi hanno detto che cosa sa cagasotta! Ma perché la faccio vedere anche sta qua lì? Ma scusate, ma qui gli stai parlando? Ma no signore, sto parlando della casa, vedete? Sta parlando della casa! Oh no, Bambini! Dalla prima casa è paura! Oh no, quando ero muro, te! Allora stavo dicendo, come qui? Facciamo una cosa, io torno dopo, non ho più tanti. C'ho proprio un paio di appartamenti per buco. No, 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 eh! Eh sì, c'ho una offa da quinto piano, un'altra da terzo piano, ma vediamo come dovete vedere. Facciamo il contatto. Che non frequentiamo più tardi. Gente per bene, con un primo, questo l'avevo proprio con te. Mi raccomando!
un umbrinamme! Io sono Asu! Asu, mio barcone! Asu! Ma fa un caffè, va! Ma fa un caffè! Ma manca che lo sai, fa un paio bella! A me non è no! Fatemi dare una busta senza caffè, che se lo si va! Ma non mi sta prendendo una tavola! È che è venuto a fare una... Peppi! Peppi, che sei stato qua? Vita! Alla vita! Non andate a 16! Peppi! Alla vita! Alla vita! Alla vita! Ma che? Conosciamo Magliara, alla vita! Ecco pure! Alla vita! Non andate a 16! Peppi! Alla vita! Ah! Ma adesso la doccia! Lo sono sparato con un diruccio a sciappere! Mamma mia! Oh papì! Allora trovo! Ho sparo! Ma tu sei venuto in campo di ospedale! E che faccio spione? Lo spione! Porta la latte, muo! Vediamoci mamma di te! Porta la Ma io non lo sanno! Un grazie a Sonia ci muoveva! Che hai fatto? Non so! Ho sparato con un diruccio a sciappere! Ma non lo so! Ma se ti spari ho capo a me non li avrò! Volevo dire! L'avete detto! Ciao, Dio! Ecco, scusami,
Non mi ricordo più. Era qua da fare puzzo scudato. L'avete detto. Arrivi. Arrivi. Passa pure. Però non mi Peppino, che se si vede un'altra volta a casa. Come Rolli, chi è? Amico, sei figlio. Come mamma, guarda, si vede un'altra volta. Facciamo un braccio. Volevo sapere! E ho sapere che c'era, scusate! Ma sapete, prima, io la parlavo! Non mi ricordo mica! E mamma la ricordava, voi quando avete ascoltato! Arrivederci! Arrivederci, mamma! Per primo basta, chiamoci ma parte lì, perché questi cani bisogna essere mancati, vedi? Hai capito? No, no, come sta? Non mi sposto da manchi che la finire a cavallo.
Oh. Da nuovo, caro! Ti sparo un colpo un velo dettato! Guarda, papà, c'ho mai niente, guarda! Amo, sì, mi lacca, che hai da stupido, da spavo! Tata tosta! Quando passa la spavo! Stai sbandando, te, ti stai mettendo con... E se capisci che sono solo andato... Stai zitto, non parlo, stai zitto, vatti! Sì, sì! Me ne vado, sì! Me ne vado, me ne sto qui! Me ne vado! Non te vado, ragazzo, spa! Ma se vuoi sapere che ho già fatto! Ma non te vuoi scudare, sta casa, non te vuoi scudare! Ma che è la mia! A parte che a me mi è stato un capo, è da mia! Sì, 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 sì! Mi ha scontato la strada, mi ha scontato la palazzo come è fatta! Sì, 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 e se volete, ma la vaga all'estero! Io c'ho già perso, basta che chiacchi! Spara, e spara! Sparo! 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 Comandato, a casa mia non ci si è, comandato, comandato, guarda, chi le va giù se ne va anziani, ma questa casa è una chiesa, comandato, comandato, scusate, ma come è successo, vero? Guarda, ieri! Uè! Ma sono cagato sotto! Padre, buongiorno, abbiamo bisogno proprio di buia, la messa. Oh, madre, io sono qui. Ma tu sei tu? Papino. E tu ci fai tutto da me? Che ce la fai? Il mani giù sentato sa che si fanno fatti spugliò. Ma come me non me li caga la fatti, ti aspetta con breve, ti fanno la messa, ma mi vado così dove non so fare. Ma tu ne hai preso, diciamo, si ci indorme per fare la messa. La ragazza, che vuoi? Madonna mia, distruzione la casa mia. Distruzione la casa mia. Ma vada tu, distruzione. Rimballaggio a me, regà! E rimballaggiarmi tutto questo! E' buono, mamma! Il primo giorno di pensione, eh! Non c'è niente, ragazzi! Non c'è niente, ragazzi! Ah! Ah, c'è pure! Non c'è niente! Non c'è niente, ragazzi! Ah! Ah, non c'è niente! Ah! Ah! Gesù Cristo che lo manda qua! Guarda, ma sono che casa, guarda, dai! Ma ci dà presto, ci sta a dirlo! Ma che tu? Padre, voi mi dovete confessare? Io e tu? Sì! Ma non posso! Oh. Cioè, no, per la salvezza dell'anima mia, ma tu mi hai confessato! Ma ci sono la salvezza dell'anima mia, capito? Non puoi dire, rifiuto il sacramento della confessione, butta di morte! No, ma non vi posso confessare, per te! Padre, capito? Padre, se tu confessare quando è scelto di vaccino! Nome del padre, del figlio, del padre, del santo. Parla, figliolo, parla. Parla, parla. Parla. Vieni, amico, mi allevo del defunto Vincenzo Battipardi. Ma dai, diamo, capo. Parla, parla. Parla, parla. Ha rapito il 21 settembre. Ha facetto manzia, vieni. Che volevano fare, professoresco? Oh. E allora? Ho Vincenzo ha nascosto un segreto. Un segreto? Sì, il muro di questa casa. Già ti tocco. Ma steso! Non posso portare con me il segreto in da tomba! Ma che ha portato? Tu vai all'inferno, eh! Tu vai all'inferno, capito? Vai all'inferno! Allora sto adesso! Visto non volevo che sapere questo scemo della casa! Ah, bravo, cacci me il sangue! Chi è? Chi è? O vai tra la figlia! Sembra bene, ma è venuto, forse mazzanetto! No, deve dire essere mix solo la figlia del letto, nonna Gianina! E l'infatti improvviso gli va impedito! Ma va, le soldi, addossate! Padre, in un muro di questa casa, che c'è stato? Che c'è stato? La stanzetta di fronte alla cucina, che c'è stato? Ci stanno nascosto, che c'è stato? Un morto, un morto! Non pensavo che sia una salva dei soldi. Papino, carito Cristo, carina il muro, la casa nostra, sta nascosto, un morto. Papino! Papi, porti ma pronto soccorso, ma sento male! Ah, i morti passano a tre, ehi! Due in esposizione, uno in tuo mondo! Ah, la madonna di sé! Uno in tuo mondo!
affondare 12 volte. Ma povera gente, chi ne esce lì? Andate con le mazze, da tutto mondo. Papi, papi, ha già deciso. Andate a casa, ce n'ha mai, muoio subito. E arruciniamo, mamma, e arruciniamo. Io ho già fatto una pensata. E di canne Marlboro, ui! Mo ce n'ha mai più niente alla rotta, papi. Ah, stai ancora là. Portaci la tavola rosa e dincere che stasera è l'ultima serata di ricetta lì. Perché tanto noi ce ne abbiamo. Ce ne abbiamo. E lui ha ammazzato. Faccio lì, ti ha già fatto la pensata. Senti, mia. Io me ne vado a tu solo. Me ne vado a brindare mia sì. Tu te ne vado a tu, zia Alfredo, a pezzo, a papà. E bambini sono andati. Io sono un signore, ma che andavi? Ma guardavi, guardavi. Ma tu tieni tu parenti di te una baracca e te non so niente per andare la comodo. A chi ci stai, ma non si circolo per l'ospitalità, non è perché? Meno male che non te ne voglio scrivere i gabinetti, se non mi faceva il mito cesso. Tanti adesso, ha fatto la foto, mi raccomando, può commentare. E fra un mese, ha dimmi la bella nostra casa al quinto piano. Allora, chi ci ha fatto messa agli cinque piani, chiari? Ma state zitto, è l'unica speranza. Chi ci ha fatto? Ma la mia. A proposito, incoraggiato un matrimonio che è, se no la casa, ma raccomando. Ho una miss ciofega, non ce la chiarina. E con questo come sto? Bello, ma pare una popata. Sei la venuta in botticella. Chiari, che la si smette una cosa a nulla, che lo va a fare in botticella. Chi sei? Ma porto un viaggio. Ah, facendo pure un viaggio in nozze. No, quel viaggio in nozze non mi affiuggi. Chi l'ha da fare i calcoli? Chi l'ha da fare la ranella? La ranella, coppa la ranella! A me non capito mai niente! Io parlo scurino, non ce ne parlo! Io mi abbruscio, mi si era partito, andiamo! Che bello! Papi, non può scegliere, chi è valigio, perché no, questa è l'unica speranza, che se non ti sposi tu, stato buone cose, chiamo a fare così, dai, andiamo a fare un scemese, no, mai, non adesso, dai. Ma ti metto che giornata, ma lo metto paura che la si muove così, ti chiari? Lucia! Luciano! Che? Ti, che sta nel vestito da maratona, fai lo sacrestano, fammresti, visto dei battenti! Ma si passa, da scuola la prima notte, e guardi ma che è? Speriamo da scuola notte a mbrezzo! Ciao, ciao, messi carezzi, stanno ancora loro, ma c'è poco! No, E vieni si smuovo, vabbè! Vieni si chiesto se incontro con Luciano Magliano, eh? Vabbè, guardi! E rubatori casa a casa. Oh mamma mia, ma io guardi, ma vedi, te ne ruba solo male. Io non voglio appiccicare con nessuno, tu sai che hai fatto. Ma che figlio tu, ma se mi appiccicare un po' con un uomo vuole me. Ciccio, per permesso possiamo entrare? Entra, ma non mi stanno disciuto. Ah! Ti vorrei che Dio sarà, ma non lo vedo. Ah, senti, noi già abbiamo parlato con vostro fratello, che l'episodio dell'altra sera della sparatoria, vostro fratello si è trovato imbrigato, ma la sua persona non ci ha azzuccato proprio. Ma che nuovo posso fare su bastone, non so. No, no, un bastone lo c'è. Senta. Già, perché ho avuto un altro piccolo incidente. La macchina a tutta velocità, ma stiamo manando sotto. Già, i pirati. I pirati della strada! David, ma qui i pirati! Stamattina i pirati a cadere, ma diciamo che pure sta scioccata l'anfrodo! No, per carità! Quello è stato un altro piccolo incidente! Hanno buttato una preda in fronte! Già, i monelli maldestri, Un piccolo figlio di padre ignoto! Ignoto come una certa mano, che ogni tanto ci scrivo qualche lettera anonima. Che noi però non leggiamo perché stracciamo. No, è stracciamo! Stracciamo, stracciamo! Ma è tuo bastone! Tu c'è. Noi non siamo venuti per litigare. Noi siamo venuti per pigliarci una bella tazza di caffè e scambiare quattro chiacchiere amichevolmente con voi. Ah, ma siete venuti col caffè? E allora non vi occupate perché in casa mia il caffè si fa specie. Sì. Assentate, ma buttiamo il caffè. Un caffè, la roba sua. Non ce l'ha fatta. Non fa pure un caffè. Faccio un caffè, io mi muovo. Mi sto aspettando, lascia, mi sono morta la vita. Peppi, da questo momento in poi, ti ammazzo, se non si ammazza, mi ammazzo, 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 mi
dei conciugi. Ah, visto un marito di donna Iarina, era un delinquente che ha entrato e gli ha già carcerato. Sì, va bu. Non c'è mica di lungo. Noi a casa sta gente non ce la possiamo togliere. Oh. Io, chiaramente non farò capire che manca lo caccio da parlare. Però una furba, che sai? Ha già pensato. Ecco, potrei dire che la buon'anima del padre mi è venuta in sogno e mi ha convinto. Michele, che è esso che mi indispone, capito? Mi indispone! Ah, con c'è che esso sono gente malamente! Ah, la lettera me l'hanno mandato, hanno tentato di investirmi, hanno tentato di spararmi, avrete pronto me l'hanno dichiarato, ma che aspetta che magia? Io mi sento pedinato, spiato, minacciato! Michele, tu sei fissato! Oh. Oggi, io mi sono fissato, io mi sono investito! Ma no, qui! Ma che stai facendo? Ma me l'aspetto! Santo Dio, c'è Dio sappiamo, non so più! O segui! Sempre vostro, sempre a vostra completa disposizione per qualsiasi cosa. No, no, ma io sto qua in visita di cortesia, di piacere, fra poco me ne vado, sì. Non c'è niente da qua, io a casa chi ti cano, non ce l'avevo. Ecco il caffè, a dopo, marito, la si scende. Già sta lì a mangiare tua, se va che signore, dammi, ecco a qua, dammi, a e parliamo un po' di questa benedetta casa. Gesù, magari ma vai, lì già stiamo prima la nostra, no, noi teniamo quello bell'appartamento al quinto piano, caloggio. Me l'ha già fatto un quei cozzi. Ma non si ho venga, papà, ma vai. Nadia, aspettate. Aspettate, io vi dovrei dire alcune cose. Papi, sentimi che ci va, certo, gli è barri, ci va. Bravo. Senta, torno a dire, voi, se mi prete in fronte, macchine, investimenti, sparatori, non mi fanno niente. No? Però, davanti a un morto, io alzo le mani e mi arrendo. E ci azzecca un po' sto morto, scusate. Ci azzecca. Torno a dire, parliamoci gli altri. Questa casa c'è un mistero. Un mistero? Guardate che io e questo mistero non faccio niente. E vostro padre usava pure la buon'anima. Ma che cosa? Io non ci ho mai saputo niente. Uè, è tuo padre, parlo, non ti fa scendere la lingua a mano, ma... Cacciava là, che non mi parlava a me, non parlava a te, parlava solo con ciò di papà. Ma non vi preoccupate, oh, il mistero lo so io. Lo ha detto a me. Sbubugata. Nagliari, voi ai sogni ci credete, sì? Vado quando i morti vanno in numero, la gente mi chiama la notte, sai? Io tutte le notti sogno un'anima in pena che ammarisce. Michele! Ma come, tu figli a casa, io sono morto! Chi da me? Che è morto a prendere l'uomo? O fate che sto morto è morto ed è rimasto in questa casa. No, no, e vostro padre è buon'anima, stava pure. Donna Chiarina, la buon'anima di vostro padre è morto, ma la sua anima è rimasta qua. In questa casa con voi, amo. No, aspettate, non mica. Ma allora, e l'anima di papà mica vi state parlando? E chi se no? Quello mi parla sempre di voi di Don Peppino. Pure me. Anche corto mi lascia stare. Michele! Non te la senti a quella casa? Perché tu ci sprava che è l'immuro, non c'hai che ci stare! C'è il sangue! La voce! L'ombra di un morto che aleggia! Insomma, vostro padre vuole che voi restate in questa casa. E io davanti a morto alzo le mani e mi arrendo. Nagliari, voi dovete restare in questa casa per tutto l'ora. A così marito, papà. A così marito. Sperando che la buon'anima faccia placare, è vero, questi piccoli incidenti li faccia cessare.
che da un po' di tempo a questa parte stanno perseguitando la mia persona. È vero, è vero. La macchina è preda in fronte e col bel pistole via di seguito. Siete contenti? Siete soddisfatti? Scusate, non mi chiede. Ma che si va a ritmo, papà, mia madre mi ha ricavato tutta la vita. Già. No, no, non mi chiede. Mi dispiace, ma noi stiamo qui con la nostra fratta, non possiamo accettare. In questa casa ci abitava sta voi, la sora vostra e lo sposo. Esatto. E casa mai facile come un bello trussato. E' un coco morto. Ma voi veramente recito. Ma che pazzia. Tu hai un faccio, ti sei visto, no? Aspetta. Tornate lì, ma forse si tratta di cosa? Ma non vi preoccupate, figurate, cosa? Io sono un amico, io aspetto un mese, due mesi, magari pure tre mesi, va? Mi aspetto mano lui. Ah, perché pagate puntuale? La notte stessa. Ah. Ehi. Insomma, ma che mi fa? Mi sta scalza per cercare grazie all'onore, sì? Aspetta. Concè, qua si tratta di un morto, ma sono spiegato. Io davanti a un morto, ripeto, alzo le mani e mi arrendo. Mi hai zombie e croscio. Lo prendo proprio. No, basta. Io devo prendere le misure delle pareti che ha già sistemato. Voi permettete di ammallare? Di soldi ci manca sempre qualcosa, andare su banale. Ma che se permettete, io me ne vado, ancora c'è il cucchiaino da stamattina. Masca! Che fì! Masca! Andatari, andiamo su, e quanto è brutto. A te, grazie.
Ho la vaga impressione
Ma mi sta tagliando il diabete. Ma è facile un insulino. Non ci sono mai. Onorevole, scusate, ma poco fa? Mi russino per cagnello. Come lo sono sognato? È stato un attacco a malingoni a scatto. Va bene. E allora mi hai aiutato il diabete? Vai che lo fermo così. Anzi, con un mentines che lì esce scemi se pesce. Peppi, non va che sta faccio. Lo so, mi dispiace pure a me. Ma che se lo commentate, ormai lui che aspetta. Con quinto piano. Allora mangiamo, come faccio a sapere? Quinto piano. Vieni a cazzo. Creoci. Voglio andare a fare una sanzolera alla rabbiata. Bello, ma sa ci fa? La condisce così. Però quando la fai, butta a tavola, si vede qualcuno che esce un piattaio. Ma sai, la passata, la ah, ma è finito la mamma via, ma che ci sta nessuno, caro, tutto qua. Ma pensa adesso, Rodrigo. Ah, e pensa che è uscito mamma, ma parlate con me, io sono la sorella. Con voi? Ma perché voi sapete che devo fare trovo? Ah, è quello che si deve sfondare, ecco, ma non lo so. Quando sfondo mamma? Ma non Donna Chiarina ce l'avete lì. Ma chi è Donna Chiarina? Ma cosa c'è Donna Chiarina? Ah. Se non tengo di Mbappé, lo lascio la masciata per Don Peppino. Tengo ci tiriamo la rete, ma stanno seguendo. Voi dite Don Peppino, sì, sì. Scusate. Allora c'è stato un equivoco. Nessun equivoco. Nessun equivoco. Diteci semplicemente che è venuto il morto. Ah, ho morto, la carrozza è in comune. Non vi preoccupate, lui capirà. Diteci che è venuto l'uomo che è morto in questa casa. L'uomo è sano. È in via Labra, non ha da sfondare nessuno. Voi ridete. Ma non mi facite ridere. Gli ha giocato te. A cui comando Donna Chiarina, vabbè. Ma cosa pensa? E fa paura a me! Sapete? Io quando ero piccerella faceva apposta cattiva perché volevo avere un mammone come era fatto, perciò! Cioè, ma faccio! Ah! Ma che prezzo? Mi farò vivere più tardi! Ma dove andate? Anche arriviamo da qui! Ma scambiati mo! Sentite! Signore! Ma chi se sono pazzo? Io sono pazzo, cattivo io! Ci hai visto la no! No, 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 è che stavo sopra a pensiero. Già, chi stai in alto? E io mi mettevo paura a lui, ma non mi facevo ridere, sì. Onna Chiarina, uscite che c'è un altro dei vostri personaggi. Ma vedete quanto è bello. Buongiorno, mandato. Buongiorno, buongiorno a voi. Sono andato contento di vedere, contento. Una bella faccia intelligente. Yeah.
che cos'è, amore mio? Ma che c'hai? Ma che ti senti? Ma c'è qualcosa che non vai, che non mi vuoi dire? Dimmi, dimmi! Che cosa hai, amore mio? Che cosa? Questa è la capa, mica la matrice! Non mi lasciare tutto questo, tutto questo! Ci stessa, quando tu ci stiamo pure il figlio che sono da me, ma che l'hai detto? Ma che l'hai fatto pure voi? Ma io ti amo, ti amo! Non fanno un brutto effetto, un po' capito no. Ah! Ma mi lanciare, ci si cacci sotto, mi sento impotente, mi sento incapace. Ho un po' capito no, un po' capito che mi si cacci sotto. Ma non dire no, mi sento... Si sienta! Mi sento... Si sienta! Mi sento... Si sienta! Aia! Allora, vieni qua! Inetti, vieni qua dove vai! Commentato, che lo sanno tutto quanto, qui me la prima me la voglio! E hai ragione! Allora, Chiarino, non lo voglio vedere più, non lo voglio sentire più! Addio casa! Oh, ma che ti cime! Commentato, commentato, ma che stai? Ma forse i genitori si oppongono al matrimonio? No! Ma i parenti tutti, dico! No! Commentato, che l'Ines, ma va bene! E chi è proprio chi so, è mo bene! Ma siamo capire anche la pazza, ma andiamo in bene! Non mandiamo a me, non mandiamo a capire! Madonna! Madonna, io mi accorgo! Brava, siete benissimo, la contece la sera. Ma viene sempre a bagno a pezzi. Io non ho qui altro maggio a fuoco. Oh, vai! Non farò una voglia da pepe, non farò. Ah, da basso, non mi sono arrangiato, non mangio pure pepe. È successo qualcosa? Ma come, non è successo? È successo, capito? Si era giù! Non la lasciate lì! La lasciate a me! Venuto di micciola, sai, capito? Povera vaglio! Povera vaglio! Povera nu! Povera nu! Hai capito? Così? E che già fa una sarzunella sempre! Ci siamo arrangiati così, va? Se non sapete che faccio? Lo sorazzello, ma se cerchiamo ieri un cadavere! Ecco, bravo! Uè! Ma tu chi va? Ma non cerco sorazzello, ma ieri un cadavere! Ma perché? Ma perché un cadavere da arrivare a moglie? A moglie da lui già a fianco, anzi, ma ancora non lo sta lì. A me lei da lui già a fianco, perché da lui già a fianco fu suo cadavere. E anzi, chi lo viene a ambulanza? La cavo cavo fa che sia. E chi lo sente rumore in domore e protesta. Oh, mamma mia. Però si paga in domore a piccio. Un bamboretto, su sulla sillea, faccio una sartorella veloce veloce. Ma una sartorella veloce veloce. Ma uscire, ma chi ha pacca e si ha buffo le mazze. Tranquillamente, vieni, sono d'accordo con te. Ecco, ma faccio. Vieni, papà, ma tu stai combinando, papà. Che stai combinando, papà? Che stai combinando? Ehi, ma come faccio? Come faccio? Come ci faccio a dire a chi si che volevo rimanere a lavoro di qua? Mamma mia, come si fa, Peppi? Come si fa? Papà, radici come sta? Papà! Scusate, ma mio fratello che fino a porta, ne credo più. Che cosa? Mamma mia! Mamma mia! Ti hanno rubato molto voi che andate! E se vuole farmi ci vuole, vuole volare, l'agito le tue forze a niente, come fanno? Ma non mi capisco! Ma che non buono, mica la vista lasciata a casa! Ma che c'è lasciata a casa, che sono lasciata e voglio curare pure! Ma andate una ottava, io mi sono girato la mano fatta a botta, ho gridato come un pazzo, mi ha creduto, ci hanno votato mica niente, sono scappato, mannaggia di buono! Miche, qua non c'è niente da fare, qua bisogna andare alla questura! Sì, sì, sì! A fare la denuncia! Sì, sì, sì. Io mi capire la macchina che venga a pigliare a fuori! Qui! Si abbeglia! Qua bisogna fare una denuncia precisa e dettagliata! Sì, ha ragione! Sì, 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 precisa e dettagliata! Precisa e dettagliata! E quello è successo qua fuori a pochi parti la farmacia! E che ne poteva essere? Non... L'orologio, anche l'orologio si sono fregato! Mamma mia, come faccio, come faccio! Oh, che chiaro, vuol dire che è mio zio! Carino, un orologio, andiamo subito a questo! A mio commissario, la sezione, la roba! Fammi a fare le luci, carino! Ci abbiamo le ruote a te! E le hanno bucate tutte e quattro! Carino, tu ti li devi fare capace! Te lo giuro su questa Madonna che porto al collo! O l'accetti! Non l'accetti! Già non vogliono più l'accetti! Mi hanno fatto pulito pulito! Mannaggia, buffo! Ma non ha visto! Lo succede, fratello! Mannaggia lì! Ma che volete più a me? Ma caccia fa! Ma perché non mi ha pigliato questa maledetta casa che non c'è la cara? Hai capito, Peppi?
allittato un momento perché non mi sento tanto male. Mi sto allittando molto. Fatemi una carità. Dimmi speech. Facete conto con me se stessa quinta elementare. E magari dovresti pure, ecco, un ritardo mentale. E non mi preoccupate, sono abituato, ma comunque stiamo a casa. Parlatemi piano piano. Rispondetemi. Sì. Voi sta fedendo le cazze. Ha volito o non ha volito? La vogliamo. Dicite un'altra volta. La vogliamo. Giurate! Oh, giure! Quanta cosa l'ha giurato? Vado dal tempacchetto, gliene fai le carte per la colla, vengo che facciamo subito la fine. Non lo muovi da qua, per carità, torno tra un minuto. Ma mettiti là! Dai, ma mettiti là!
buongiorno. È successo qualcosa? Non mi fate domande. Perché non mi potete rispondere? Può darsi che nel mondo è successo qualcosa in questo momento che io non so. Sono asciutto e poi ci ha fatto il cadavere. Lucia, è così.
conoscenza, a quando parlo? Non parlo schifoso, questi sta prego, ma ti sono un busso, non sei credo, ma ti sono un busso in confessione, c'è la verità. Ma tu non ti stavi solo sotto avanzo, che era? Ma basta! E poi, su sacrati, non sai che vuole, che non ti rimuovo di dopo, anche se non sapevi già. Dai, 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 moglie, ma che lo parlo, papà, parlo. Sapevi già. Moglie, tu sì. Ma oggi la moglie è pure? No, sono la Sallovesci. La Sallovesci? Ma con la Sallovesci, mi sono la figlia di certi matrimoni. Allora si torna ieri? Certo, insomma. E allora è tutto chiaro, allora è tutto chiaro, perché perdiamo te?
innanzitutto io vorrei un grosso applauso per la mia compagnia, perché penso che sono stati tutti bravissimi. I vostri applausi ci hanno dato la conferenza. Io stasera non parleremo tanto perché sono uno spettacolo e ci ho tolto un po' di salute, però va bene comunque. Mi è diventato sì, ma è venuta l'unità. Comunque, io vorrei ringraziare innanzitutto il nostro tecnico dei suoni, che è Arturo Santoro. Poi vorrei ringraziare i tecnici delle luci e tutto il resto, che è la cappetta, Alessandro, che stasera c'era papà, non lo so, non l'ho visto più. Poi volevo ringraziare la nostra... è andato via, penso, vero? No. E poi volevo salutare Daniela, che ha curato questo personaggio, e tanti altri, la nostra trucco e parrucco. Daniela dov'è? Eccola lì, alzati! Rita Di Grazia, che è la nostra voce, che ha accompagnato tutte le nostre manifestazioni, comprese quelle del parrucchiere, che avete potuto vedere prima. Fabio Moio, io lo conosco come Fashion, è un parrucchiere bravissimo, fidatevi. Poi, sì, perché fortunatamente io non sono la moglie, ma la moglie è la signora lì. Io volevo anche ringraziare colui che ci ha aiutato, che ci ha sostenuto e che ha diretto la scena, il nostro Antonio Enrico. Eccolo qua, un grandissimo aiuto prezioso. Salvatore Ferro, che si è occupato, vabbè, è stato lì all'ingresso, ma opera un po' tutto. Il nostro cineoperatore Enzo, che ci ha fatto backstage, non lo so, c'è ancora, sta lì, Enzo, sei un grande. E poi io non dico niente su tutti loro perché li conoscete, però una cosa la devo dire. Io ho questo attore nuovo che si chiama Gaetano. Io voglio un applauso, perché Gaetano è la prima volta che si... e voi non sapevate, non potete immaginare la paura che aveva questo ragazzo, ed è stato bravissimo, bravo, te lo dico davanti a tutti. E poi lui c'ha l'arte qua nel sangue, perché pensate che è uno così? Lui è il fratello di Maurizio, il cantante, che questa sera insieme alla sua signora abbiamo l'onore di avere in sala. Un applauso forte a Maurizio. Grazie, grazie per anche il papà e a tutta la famiglia di Nino. Signori, che dire, se vi è piaciuto, noi siamo qui purtroppo solo domani sera. Io mi auguro che passerete la voce e saremo numerosissimi. Io un saluto a volo al mio regista, Felice Pace. Grazie, grazie, spero di essere stato di aiuto a tutti quanti voi. Buonasera a tutti. No, io me lo voglio, sto sbagliando. Anzi, però questo è il terzo direttore di scena che prendiamo, che gli altri due sono morti. Non riuscite a dire. No, sto facendo il testo. Ah, buon anno. Salutamolo, va. E lì che faccio sono che è meglio, bravo. Allora, io vi saluto, vi do la buonanotte. Il nostro applauso, fermi un attimo, va a voi. Grazie, buonanotte a tutti.